Ciao ragazzi, bentornati a un nuovo video. Rieccomi dopo la mia lunga latitanza. Rieccomi qua. Comunque, vi richiedo scusa per l'ennesima volta per essere sparita. E diciamo che ho avuto delle settimane parecchio impegnative al lavoro e quindi come tornavo a casa non avevo proprio tempo e voglia per registrare. Però oggi mi sono detta no, devo tornare in pista e quindi mi sono rimessa al lavoro, ecco. Allora, io sono tornata sono tornata ieri da weekend a Bath. Io e il mio ragazzo abbiamo fatto 3 anni, era il nostro anniversario, e abbiamo passato 2 giorni lì. E niente, tornando al canale, allora, visto che, come avevo già detto, non ho ancora l'espansione delle stagioni, ho comunque deciso di fare una cosa in ispirazione all'espansione del gioco. E visto che ora siamo a settembre, ho pensato di fare una cosa autunnale, ecco. Poi tra l'altro l'autunno è una delle mie stagioni preferite in assoluto, io il caldo lo odio. Amo, mi piace, la primavera mi piace perché quel caldo, ma non troppo, ma l'estate no, non fa per me. Poi tra l'altro quest'anno in UK ha fatto veramente un caldo schifo, una cosa che non è assolutamente normale per questo paese. Infatti di solito le massime dovrebbero essere non oltre i 20 gradi, proprio le massime dovrebbero essere così. Invece ha fatto veramente un'estate mediterranea come giù in Italia, no? Davvero una cosa tremenda, ragazzi, mamma mia, cioè io il caldo non lo sopporto, non fa per me. Comunque io sono proprio per l'autunno, l'inverno, cioè per l'inverno. È troppo bello, non so come mai tante persone pensano, cioè, che pensano che l'estate sia meglio. Non lo so, cioè, non so cosa ci trovano di bello nell'uscire di casa e morire dopo aver fatto 2 passi, ma non fa per me comunque. E niente, qui ho voluto fare un'atmosfera autunnale. Come vedete la casa in tipico stile americano, però a me piacciono, c'erano delle case fighe in America, ce l'hanno veramente fighe le case. Sì, anche un po', penso anche a pensare alle serie TV americane, quei telefilm dove si vedono tutte queste case di legno bianchissime con questi colori arancione, rosso, dai, bellissimo. Infatti mi piacerebbe tanto andare a visitare la parte nord dell'America, che là l'autunno è stupendo. Oddio, anche qua in UK, non scherzo, anzi, c'è proprio un'atmosfera, cioè l'atmosfera autunnale qua è veramente cioè, come si può dire? È magica. Sì, è veramente bellissimo l'autunno. Poi ci sono poi i colori, cioè anche i tramonti sono bellissimi quando. Nella zona da cui vengo io, in Italia, abbiamo le Alpi Apuane e i tramonti più belli sono sempre ottobre-novembre, quando il sole cala, vedi praticamente le montagne che diventano rosse, una cosa stupenda. Allora, come potete vedere, se avete fatto caso, questa è la parte 1 del video, perché il video che ho registrato sarà molto lungo. Siccome io ho la licenza standard di YouTube, che per il momento non posso pubblicare oltre 15 minuti, questo video, ahimè, ho dovuto dividerlo in 2 parti. Ho detto, o lo divido in 2 parti o non pubblico niente, quindi ho dovuto fare una scelta. E niente, questa casa ho usato per lo più colori caldi, proprio colori che ricordano proprio l'autunno, come tra l'arancione, il rosso, il verde più scuro, il color noce, quello che è il legno color noce, insomma, un'atmosfera un calda, ecco. E questa è una casa familiare, con 4 camere, una camera per un adolescente, una per un bambino e una per un bebè.
Tra l'altro avranno un cane, però per il momento, poi solo che mi sono dimenticata di mettere le ciotole e la cassetta dei giochi del cane, ma vabbè. Comunque ce le metterò quando andrò a giocare, quando aprirò il gioco per giocare per conto mio, ecco. E niente ragazzi, io vi lascio il video e ci vediamo alla seconda parte. Ciao!